I piccoli maestri di Luigi Meneghello è uno dei grandi libri della Resistenza. Racconta di un gruppo di studenti che adesso stanno facendo il militare intorno a Tarquinia e l'8 settembre del 1943 e sta cambiando tutto. Erano da vedere le strade dell'Italia centrale in quei giorni. C'erano due file praticamente continue di gente. Di qua andavano in su, di là in giù, tutti abbastanza giovani, dai 20 ai 35, molti in divisa fuori ordinanza, molti in borghese, con capi spaiati, bluse da donna, sandali, scarpe da calcio. Abbondavano i vestiti da prete. E non erano pochi i veicoli, calessi con un asinello, tirati a mano, carriole, carrettini del latte, moltissime biciclette, per lo più imperfette, senza copertoni, senza catena, alcune senza manubrio. Un nostro sergente che era partito da Tarquinia con l'autoblinda, passando poi per un paese dell'Alto Lazio, vide una bicicletta legata a un'inferriata davanti a un'osteria, con un cappello da contadino posato sulla sella, e fece il cambio legando l'autoblinda al suo posto e mettendoci sopra il cappello per segnale. In Umbria smontò un momento e ci raccontò questa storia asciugandosi il sudore. Le due colonne si salutavano allegramente, da una parte in veneto, in piemontese, in bergamasco, dall'altra nei dialetti di segno contrario. Pareva che tutta la gioventù italiana di sesso maschile si fosse messa in strada, una specie di grande pellegrinaggio di giovanotti quasi in maschera, come quelli che vanno alla visita di leva. Guarda, pensavo, l'Europa si sbraccia a fare la guerra e il nostro popolo organizza una festa così. Indubbiamente un popolo pieno di risorse. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, l'esercito è allo sbando. I soldati non sanno cosa fare. Si rendono conto che tutti i loro riferimenti ideali sono saltati. Devono ricominciare. Salvo i giorni delle tattiche non facevamo niente. Dalla mattina alla sera, come veri soldati. Si girava fra le stoppie, nudi infanti sotto le mantelle d'alpini, immersi nella bambagia del sole, storditi dalla denutrizione. Avevamo pance gialle e gonfie. Si pareva tutti incinti. Io le giucchiavo Seneca, il De Ira mi pare, per sentire un po' di latino, non per quei discorsi sull'ira. Pareva il punto più nero della nostra vita. Con le labbra dicevamo che bisognava perdere la guerra, perderla presto, perderla tutta. C'erano ancora molti vecchi alpini aggregati a noi o noi a loro, non saprei, gente che trassudava anni e anni di servitù militare come una confutazione muta di ogni pensiero di ribellione individuale. Avevamo quasi tutti la febbre, una curiosa febbriciattola che non eccitava, anzi, il contrario. Pareva un sedativo, un fuocherello freddo. Forse ci spegneremo così, dicevo a Lelio. Poi quando saremo spenti si spegnerà un po' alla volta anche la guerra. Gli americani arrivando diranno, vedi anche i ragazzi incinti mandavano alla guerra. E faranno scavare le fosse per seppellirci. Bisogna pensare che il crollo del fascismo che ebbe luogo tra il 40 e il 42, dopo di allora era già crollato, era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto ingannevole fidarsi delle proprie forze, credersi sicuri. Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po' di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali, era troppo comodo. E dunque pareva ingenuo credere che rimosso il fascismo tutto andrebbe a posto. Che cos'è l'Italia? Che cos'è la coscienza? Che cos'è
la società dalla guerra, ci aspettavamo queste e mille altre risposte che la guerra, disgraziata, non può dare. Tutto pareva che fosse quasi un nodo e questi nodi venivano al pettine. Che cos'è il coraggio? E la serietà? E la morte stessa? Non è più finita. Che cos'è l'amore? Che cos'è la donna? Stupidaggini! Non puoi chiedere alla guerra che cos'è la donna. Almeno quelle due o tre volte che gliel'ho chiesto io non mi ha risposto niente. Sta di fatto che noi i nodi li vedevamo venire al pettine e ci pareva di sentire che perfino dietro alla politica, alla regina delle cose, ci sono delle forze oscure che lei non governa. Anche il fascismo è forse collegato con queste forze oscure. Il mondo è misterioso e questo si sente molto di più quando si vive un pezzo in mezzo ai boschi. Luigi Meneghello, che nel 1943 a 22 anni stava per laurearsi all'Università di Padova, con il suo gruppo di amici si trova davanti ad un bivio: la Repubblica di Salò o andare in montagna. Decidono di diventare partigiani, così da un giorno all'altro, ma non hanno nessuna esperienza né di guerra né di vita in montagna. Devono imparare tutto, devono diventare maestri di se stessi, i piccoli maestri. Bastava aver studiato i testi giusti, essere un po' meno ignoranti. Si doveva proclamare l'insurrezione subito, non la resistenza, ma l'insurrezione, agire, non prepararsi. Bisognava dire andiamo giù in paese, stasera, ora, chiamiamo la gente in piazza, suoniamo il tamburo, esponiamo le bandiere, i ritratti, possiamo esporre insieme i ritratti del re, del papa, di Lenin, tutto il mondo è con noi. Gridiamo viva i sovieti, viva Gesù e Eucaristia, il resto si inventa da sé. Era un niente in quei giorni avviare la rivoluzione, l'Alto Vicentino avrebbe preso fuoco in poche ore. Bastava pensarci. Se c'è un comitato nell'aldilà che giudica e registra i meriti patriottici, questa non ce la perdoneranno mai. Naturalmente ci avrebbero sterminati. Almeno la prima infornata e poi anche la seconda e la terza. Ma almeno l'Italia avrebbe provato il gusto di ciò che deve voler dire rinnovarsi a fondo. E le nostre lapidi sarebbero oggi onorate da una nazione veramente migliore. Bastava conoscere i testi. Ma purtroppo noi non li conoscevamo. La storia della rivoluzione russa ci pareva bellissima, ma impertinente. I nostri compagni più autorevoli, che probabilmente conoscevano i testi, erano assenti, o in carne o in galera. E mi viene in mente che forse l'hanno fatto apposta di non mandarci un breve cenno bibliografico, perché conoscevano i nostri temperamenti e temevano che volessimo strafare. Ad ogni modo, in autunno non avevamo concluso nulla. E poi nell'inverno si era venuti a questa stretta. Si era rimasti soli e nudi. E così verso la fine dell'inverno ci siamo cercati istintivamente per andare almeno insieme in montagna, col senso che non restasse più che il tesoretto dell'antifascismo da difendere, l'onore, per modo di dire. Fu in queste settimane, credo, che c'entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. In principio di esso si avvertiva piuttosto ciò che è difforme, inanimato, inerte, ma restandoci dentro e acquistando via via un certo grado di fiducia e di vigore, anche l'ambiente naturale cambiava. A mano le parti vive, energiche, armoniche del paesaggio prendevano il sopravvento sulle altre e presto trionfarono dappertutto e noi ne eravamo come imbevuti. Le forme vere della natura sono forme della coscienza. Di queste cose si è sentito parlare nelle storie letterarie, ma quando si sperimentano di persona paiono nuove e solo in seguito, riflettendoci, si vede che sono le stesse. Lassù, per la prima volta in vita nostra, ci siamo sentiti veramente liberi. E quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. Nella crisi di settembre, coi compagni vicentini non ci trovammo subito. Antonio era fuori zona, era con certi reparti verso il confine jugoslavo, detti partigiani. Pareva roba slava, ammirevole ma un po' strana, virtù barbara. Qualcuno dei nostri compagni più autorevoli era anche lui fuori uso. Franco era in prigione. In pratica dovemmo arrangiarci ciascuno per conto suo. Sentivamo chiaramente però di formare un gruppo anche così dispersi e istintivamente volevamo cominciare a funzionare come un gruppo,
una piccola squadra scelta di perfezionisti vicentini. Io, Bene, Bruno, Nello, Lelio, Mario, Enrico e qualcun altro. Ci riunimmo una sera e decidemmo intanto di procurarci noi stessi le nostre armi personali. È un lavoretto da nulla, dissi. Ma per cominciare andrà bene. Discutemmo a lungo sui modi più consoni. Venivano fuori tutte le stramberie della nostra educazione borghese. Efferrati nei concetti, eravamo molto sensibili e scrupolosi nella pratica. Se lo scopo è la scancellazione corporale del disarmando, ogni mezzo è buono. Ma se lo scopo è soltanto la sottrazione della pistola, bisogna scegliere con cura. Scelto, tra la legna da ardere, un cilindrico paletto dalla scorza bluastra, sospirando decidemmo di bendarlo con delle fasce. Noi non possiamo non dirci cristiani? Diceva Bene. La sera, a Vicenza, giravamo per le strade in piccole pattuglie di amici a tre, tutti con l'impermeabile, tutti con le mani in tasca. Quello in mezzo aveva il paletto. Scegliavamo con cura gli ufficiali e ci mettevamo a seguirli. Il paletto uscì di tasca alcune volte e salì anche in aria, ma se il bersaglio cammina, il momento che il paletto si innalza, l'intervallo tra esso e la testa automaticamente si allunga. Decidemmo di stoppiare le squadre. Uno viene avanti, ferma l'ufficiale dicendo: «Scusi, ha un fiammifero!» Gli altri due arrivano da dietro e usano il paletto su un bersaglio fermo. L'ufficiale si sedette per terra. Con mani tremanti per l'eccitazione gli sbottonammo la fondina di cuoio, ma era vuota. Pistola non c'era. Vigliacchi traditori, non avevano neanche le pistole da mettere nelle fondine degli ufficiali. La prima volta che mi ricordo di essere stata sul Greto del Piave, da piccolo a Susegano, appena arrivato giù sulla ghiaia, sulla santa ghiaia del Dorado, trovai una pallottola. La raccolsi fervidamente, mi domandavo chi abbia ucciso un italiano o un tedesco. Attribuivo agli opposti eserciti interamente composti da eroi una mira infallibile. Eravamo dalla parte di qua del Piave e ben presto mi accorsi che questa pallottola, certamente omicida, non poteva aver ucciso un tedesco dall'altra parte della sponda. E la deduzione mi fece letteralmente tremare. Le guerre sono bellissime al cinema muto. La gente si ammucchia di qua e di là, corre, tutti fanno gli atti di valore e il pianoforte suona: ma Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che additta il camino. Le baionette luccicano e la gente continua a cadere. Sono i caduti. La cosa non fa male né rumore. Ma lì sul Greto vero del Piave, con questa pallottola vera in mano, bislunga, lì dove ero io, mi assalì l'idea che questa pallottola attraversandoti ti fa male e muori. Volevo anche informarmi un po' sul loro ethos, ma naturalmente c'è lo svantaggio che in dialetto un termine così è sconosciuto. Non si può domandare: ciò che ethos gavio voi altri? Non è che manchi una parola per caso, per una svista dei nostri progenitori che hanno fabbricato il dialetto. Tu puoi voltarlo e girarlo quel concetto lì, volendolo dire in dialetto, ma non troverai mai un modo di dirlo che non significhi qualcosa di tutto diverso. Anzi, mi viene in mente che la deficienza non sta nel dialetto, ma proprio nell'ethos, che è una gran bella parola per fare dei discorsi profondi. Ma cosa voglia dire di preciso, non si sa. E forse la sua funzione è proprio questa, di non dir niente, ma in modo profondo. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gliele feci vedere dalla parte delle palme, perché questa frase in dialetto vuol dire così. E lui ci mise vicino le sue. Sulle palme io avevo qualche callo qua e là, ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita. Non erano calli, ma una mutazione dei tessuti. «Vedi», disse il Castagna, «quando va su un governo noi altri dobbiamo lavorare, anche se fossero fascisti», dissi. «Eh no, per la Madonna», disse lui, «i fascisti non sono mica un governo». «Già», fascisti sono
cercava una formula salviniana. Rotti in culo, disse il Castagna. Questo era il suo ethos. Ci vediamo in cima all'Ortigara l'11 maggio. Fu perché, lasciandoci sopra Gordo, era necessario darci un appuntamento in qualche posto riconoscibile dell'altipiano, ma molto a nord, dove paesi non ce n'è. E Lelio, che sapeva tutto dei posti della Grande Guerra, disse che proprio in cima all'Ortigara c'era un cippo. Così dicemmo, in cima all'Ortigara, al cippo. Poi, fatto il conto di giorni di marcia, venne fuori l'11 di maggio. L'appuntamento era che l'11 di maggio ci troviamo al cippo. Chi prima arriva aspetta 3 giorni. Poi io e Nello ci trasferimmo col treno, poi andammo su a piedi all'altipiano, poi dentro dal Castagna e poi solo in Ortigara. E arrivavamo sulla sera del 10. L'Ortigara è un monte nudo. Bisogna vederlo. Quanto è nudo per credere. Il cippo c'era, tutto il resto era un enorme mucchio di sassi scheggiati. La natura avrà gettato le basi, ma poi dovevano esserselo lavorato coi cannoni, sasso per sasso. C'erano alcuni residui di guerra arrugginiti e una certa abbondanza di ossi da morto. Prima che venisse buio scelsi una lunga tibia bianca e ci scrissi a matita: Lelio, siamo nel capannone, nord-ovest, nel caso che venissero mentre dormivamo. Ora l'appuntamento mi pareva una gran stramberia, uno squarcio di purismo, così azzardato a confinare con l'idiozia, e dentro di me pensavo, non arrivano. Alla terza mattina uscii a prendere la neve per il tè e c'erano 2 uomini sul crinale. Erano dei 3/4. Mi vedevano, ma non facevano segni. Io esultavo dentro di me perché se quello dietro di 2 era uno che non avevo mai visto, quello davanti aveva la sagoma e i movimenti legnosi e il ciuffo biondo paglia che significano Lelio. Allora gridai il suo nome agitando la mano in aria. Anche loro si misero a fare saluti. Mi venne un entusiasmo di piacere, non sapendo dove cominciare a sparare le raffiche in aria. Venne fuori Nello tutto affumicato col parabello e gli disse: sono arrivati, eccoli là. E ci abbiamo, e sparando raffiche a caso. Questa era una sciocchezza da bambini, però era per dire in fretta a Lelio: qua ci sono armi, armi e munizioni da sprecare. In pochi minuti eravamo in cima. Lo spettacolo di questi 2 era abbastanza commovente. Erano venuti a piedi da così lontano e ora non dicevano praticamente nulla. Parlavo quasi solo io. Beh, io sono fatto così, che quando sono commosso riesco facilmente a parlare. E Lelio invece è il tipo opposto, non parla quando è commosso. E del resto anche quando non è commosso. L'altro era russo, quindi naturalmente non parlava. Faceva un sorriso simpatico. Mostravo lietamente a Lelio il mucchio degli ossi da morto, compresa la tibia dove avevo scritto il mio messaggio. Oggi che so quanta fame aveva, mi domando se è concepibile che gli sia venuto l'impulso di rosicchiarseli. Io diventai amico soprattutto col Moretto, che aveva la mia età e veniva da una di quelle contrade che ci sono a nord di Asiago, proprio sull'ultimo margine della Conca Verde. Avrà fatto sì e no le elementari, ma era evidente che se avesse studiato sarebbe stato bravo come i più bravi di noi. In questi casi l'intelligenza fa sempre più impressione. Quando è nativa e non vincolata, c'è dentro qualcosa che attira e commuove. Io mi affezionai molto a lui, e lui a me, credo. Mi piaceva parlargli,
Mi trovavo a spiegargli, mettiamo, come si sono fatte le montagne, ma pressa poco, si intende. E lui mi spiegava come si comportano certe piante o certe bestie dopo le piogge. E sempre con una certa gioia, perché ci piaceva stare insieme. Con gli altri ragazzi, con gli altri compagni, io avevo un grandissimo pudore di parlare di qualsiasi cosa con l'autorità di uno studente bravo, ma col Moretto no, non provavo nessun imbarazzo. È strano, di lui non ricordo quasi niente di preciso, solo che era scuro di pelle e di capelli, ben fatto, vivace. Quando fu trovato era giù, su uno spuntone, e aveva l'arma vicino. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce e gli ucraini, perché erano ucraini in quel settore, non vollero o non riuscirono a scendere dove era caduto, per cavargli almeno le scarpe e prelevare l'arma. La morte di questo amico non provoca dolore, solo tristezza. È un diagramma dove l'orrore di cui queste cose devono essere impastate, quando succedono, non si sente più. È diventato un segno tra due assi cartesiani, leggibile e indolore. Sentimmo voci alle nostre spalle. La spianata era già invasa, gente arrivata da tutt'altra parte. Per fortuna erano compagni, le prime reclute del nostro reparto. Quel giorno e successivo ne arrivarono parecchi altri. A un certo punto vidi da lontano venir su per il sentiero uno che camminava con passo legnoso e stizzito, dando qualche calcio ai sassi. Era biondo e imbronciato. Era Lelio. Lo aspettavamo, ma dava sempre una certa emozione quando si era su vedere effettivamente arrivare gli amici. Frammischiati coi bellunesi c'erano anche 3 o 4 ragazzi di pianura. Uno era addirittura da Venezia. Lo chiamavamo Balotta e aveva le ulcere. Non mi ricordo dove le avesse, ma le aveva. E i suoi tentativi di fare il partigiano con queste ulcere dentro erano commoventi. Non sapeva né camminare, né portare, né sparare. Non che occorresse molto per il momento. Né orientarsi. La sua era una lotta contro le ulcere. Ma si ostinava a volerla fare lassù. E dopo qualche settimana andammo a riconsegnarlo a certi parenti che aveva nell'Agordino e lo lasciammo là. A lui venne da piangere. E a me viene in mente che se le medaglie fossero una cosa seria, il nostro primo grande decorato dovrebbe essere lui. Abbiamo 2 medaglie d'oro fra i nostri compagni più stretti, una è Antonio e l'altra il Moretto. Ma se i decoratori avessero idee chiare sulle medaglie, sarebbe giusto proporre anche Balotta, veneziano con le ulcere. Gli studenti di Luigi Meneghello diventano piccoli maestri di se stessi attraverso l'esperienza del dolore. Ma hanno 20 anni e se riescono a sopravvivere è sicuramente perché diventano forti, coraggiosi e audaci, ma anche perché negli abissi più profondi dell'orrore riescono a trovare la bellezza. E per dei ragazzi di 20 anni, allora come ora, la bellezza sono soprattutto le ragazze. Meneghello mi ha fatto conoscere la donna che vorrei essere. Si chiama Marta. La Marta. Lei è acculturatissima, ricca, ha 5 professioni e una casa di campagna dove protegge i partigiani. Li tiene lì a far finta di essere dei contadini. Mentre lei invece va e viene e torna ogni volta con una nuova proposta di impegno. Aveva un modo avventuroso, romanzesco, di assistere la gente. Compariva all'improvviso, spesso travestita, ma appariva sempre un po' travestita. Le piaceva irrompere in mezzo a una vita, a un ambiente familiare e travolgerli. Se uno se la immagina, questa Marta sembra quasi una maga Circe della Resistenza, nel suo giardino, con i suoi protetti. Però c'è qualcosa di più in lei, di più nobile. Lei che non ha bisogno di comandare sulle sorti dei suoi ospiti, non ha bisogno di farne dei porci. Perché la Marta sa darsi inarrestabilmente a coloro che accoglie e alla lotta a cui prende parte. È lei che possiede, la casa è sua, potrebbe giocare a fare il capo, ma invece dice Meneghello che la Marta non spadroneggiava mai, anzi, sottolineava l'umiltà quasi ancillare delle sue funzioni. Esse invece non erano affatto ancillari. Non era la sua la figura convenzionale della croce rossina, abnegata, spargitrice di balsamo.
I suoi servigi erano creazione, invenzione. Era un'inventrice. Inventava con la naturalezza con cui altri ride e piange. Presso di lei si era in un mondo di fantasia, imprevedibile. Bisogna dire che in noi aveva forse trovato, oltre che ai suoi indegni pupilli, anche un pubblico sensibile. Perché la sua energia era sempre accompagnata dal piacere di sorprendere, di far sgranare gli occhi. E noi, in tutta sincerità, li sgranavamo. Una o due donne lavoravano con noi e le altre che ci avevano dato la zappa ci stavano a guardare. Si vede che non avete pratica, dicevano. Entro 10 minuti io ero ridotto come quando si fa una fuga in consulta in bicicletta, che fin dai primi strappi si sente che si sta esagerando, ma invece di rallentare si gettano le ultime bracciate di forza in questa fornace di stanchezza. Il sudore mi zampillava da tutte le parti, le mani mi si erano già riempite di vesciche, vesciche galoppanti, nutrite dalla pappa del caldo. Il sangue, ronzandomi in testa, tendeva ad annerire il paesaggio. Le piantine del Gran Turco parevano di metallo nero verniciato. Dissi a Enrico: «Bisogna cambiare stile». Si trattava di lavorare allo stesso ritmo delle donne, appaiarsi e copiare il ritmo. Ci mettemmo a fare così. Non erano rose e fiori, ma andava molto meglio. Un po' alla volta mi abituavo, tornavo pian piano a galla. In principio avevamo veduto le contadine come un gruppo, ma ora che ne avevo una al mio fianco, cominciai a vederla separatamente. Era fra i 30 e i 40. Era del tipo castano biondo che è frequente nelle nostre campagne. Scalza, con la sottana fino a metà tra il ginocchio e la caviglia. Era vestita di tela pesante. Aveva sbottonato 2 bottoni sotto il collo e le si vedeva spuntare la maglia di flanella. Lavoravamo fianco a fianco, quasi toccandoci. All'improvviso sentì quanto era donna questa donna. Mi venne come una vampata, quasi la voglia di diventare un contadino, non per motivi generali di fervore storico-sociologico, ma per lei. Quando si zappetta, per qualche minuto si picchia, e poi per qualche minuto si sta fermi, appoggiati alla zappa. Poi si ricomincia. Questa è la tecnica. Mi venne in mente quel pezzo che dice: «L'azzurrino fiore del ciano nelle luci avea». E in uno di questi intervalli che si sta fermi, le guardai le luci. Non aveva il ciano, aveva occhi grigio pietra, belli. Sentivo il suo odore acre, che si mescolava col mio, più giovane. Quanto era che non mi cambiavo io? Qualche settimana, lei chissà da quanto. Si confondea con le spighe la chioma. Storie. Le spighe non c'entrano coi capelli di una donna sporca e sudata. E questo vale anche per la spigolatrice di Sapri, e tutte le altre, e la Rus, naturalmente. A sera sentivo i cristalli del sudore raggrinzirsi sulla pelle e il mio odore mi pareva diverso dal solito, macchiato. Mi insognai tutta la notte la Palestina antica e la Ruth, che era un pezzo di ragazza palestinese molto belloccia, che mi insegnava a zappettare stretto stretto con un attrezzo biblico simile al nostro, ma più tozzo. Sentivo l'odore della sua pelle, che era come salvia, ma più forte, e dei capelli rossi, che era come resina e fieno. Si incomincia davanti alla facciata sbilenca di Santa Sofia, dove avevamo l'appuntamento. Era mattina. La Simonetta era in elegante sportivo. Aveva una bella bicicletta da donna, coi cerchioni lucenti di alluminio, e una posa in bicicletta che era la quintessenza della grazia sportiva. Era una posa inventata da lei. Più tardi si diffuse in Italia e la gente che ha occhio per queste cose l'associa, credo, con le ragazze italiane del dopoguerra. Le ragazze inglesi in quegli anni del primo dopoguerra andavano in bicicletta in tutt'altro modo.
Bello anche questo, per la verità, ma l'altro italiano era incomparabilmente più moderno. L'aveva inventato la Simonetta. Stemmo fuori forse una settimana nel Padovano, nel Veronese e nel Vicentino. Viaggiavamo per le strade secondarie, con la neve indurita ai margini della strada e il fondo delle strade ghiacciato. Dormivamo insieme per lo più, ora nelle case, qualche volta nei fienili, ma col permesso dei padroni. Non mi ricordo dove o come mangiassimo. Certo, in segreto ci scambiavamo i succhi della nostra gioventù. Io almeno penso di essermi nutrito principalmente della figuretta vivace, dei maglioncini grigi, delle sottane dal taglio sportivo e del viso senza rossetto. Non mi sognavo nemmeno di corteggiarla. Lei si spogliava quando andavamo a dormire, anche nella paglia. Io mi voltavo dall'altra parte, ad aspettare che si spogliasse. Chiacchierandole, quando eravamo distesi uno vicino all'altra, le chiacchieravo un altro po' e poi ci dicevamo: dormi bene. E dormivamo. Deve essere la più graziosa partigiana del secolo, pensavo. Certamente la più elegante. Quando mi svegliavo prima di lei alla mattina e me la trovavo accanto, trasalivo. La guardavo dormire serena, carina, dolcemente posata sulla paglia. Come si concentrano le cose? Si taglia il grano, si ammucchia la paglia, si allevano i bambini e le bambine, si cominciano le guerre. 100 correnti si incrociano e a un certo punto c'è la Simonetta in questa guerra. Su questa paglia. La stavo a guardare finché lei apriva gli occhi e faceva il primo sorrisetto e mi diceva: ciao. E cominciava un'altra giornata. Chiamai la Simonetta e le dissi di venire giù anche lei. Ci stavamo giusti giusti, ma non è che ne avanzasse. Non vedevo bene la sua faccia perché la luce che spioveva dal pertugio cadeva quasi tutta dietro di lei. Ricominciavano i pensieri senza scala e ho l'impressione che qualcosa se ne comunicasse anche a lei. Ogni tanto si grattava, un po' le gambe nude, un po' la blusa, e anche io mi davo qualche grattatina. Lì sull'altipiano è sempre così. Ogni tanto viene da grattarsi, forse perché si striscia così spesso contro i mughi e le rocce. Siamo incapsulati in questa nicchia, sotto il livello della crosta della terra, in un momento vivo ma privo di senso, che commemora un momento e un senso già morti. Siamo dentro alla terra, la quale gira nel verso opposto a quello del sole, dalla mia sinistra alla mia destra e all'incontrario per la Simonetta. Io e lei siamo vicini quanto si può essere, ci tocchiamo in più luoghi, sento le sue gambe, mi sento un po' in mezzo ai suoi capelli, ci scambiamo terriccio, chioccioline, umori se non proprio pensieri e forse anche qualche pensiero scombinato. Noi siamo qui, fermi, eppure giriamo. Siamo in questo istante del tempo che pare fermo, ma in verità viaggia. Io entrai nella malga e la Simonetta mi venne dietro. Dava sempre l'impressione di venire dietro come una cucciola. Aveva i capelli un po' arruffati. Era senza rossetto, ma bella e fresca. La guerra era finita da qualche settimana. Il malgaro ci diede latte nella ciotola di legno e lo bevemmo a turno. Poi lui disse: ho sentito sparare. Sono venuto a ripigliarmi questo qui, dissi. Portavo il parabello in spalla e l'avevo provato nel bosco. Funzionava perfettamente. Siamo sotto il colombara con la tenda, dissi. Sono 3 giorni che siamo qui. Lui domandò se eravamo fratelli, io e la Simonetta. E la Simonetta disse di no. Quando andammo fuori, mi chiamò da parte e mi disse a mezza voce: tu hai un fiore. Aveva l'aria di dire che avrebbe preferito averlo lui, ma che almeno cercassi di esserne degno. Eravamo in una tendina celeste. La notte venivano regolarmente i temporali. E la tenda a ogni lampo si illuminava di una luce fluorescente. Lasciava filtrare la luce come un velo e altrettanto l'acqua. Il resto dell'acqua arrivava per di sotto.
Passavamo le notti seduti sui sacchi, fianco a fianco, con le ginocchia rialzate e le braccia attorno alle gambe. Ciascuno le sue, si intende. Io le mie e la Simonetta le sue. Ho sempre odiato i fossetti che bisognerebbe fare attorno alle tende. E poi sulle lastre di roccia sotto il colombar, come si fa? Ci vorrebbero gli scalpelli, i punteruoli. Però a calcare mi ero detto, non occorrono i fossetti, beve l'acqua. Invece risultò che non la beveva. Pioveva forte, a sventagliate, e il tessuto della tenda rimandava all'indietro un controspruzzo vaporizzato. Anziché parare la pioggia, questa tendina celeste serviva a captarla e a iniettarcela addosso. La Simonetta aveva un gran sonno. Ai lampi la vedevo al mio fianco con gli occhi chiusi e le labbra imbronciate, bagnata come un sorcio e spiritualmente assente. Eccomi qua con questo fiore, pensavo, in questa sede irrigua. Stranamente non ero arrabbiato. La notte e la pioggia non erano ostili. C'era un groppo che si scioglieva. Sì, pensavo. La Simonetta è un po' insonnolita. Il posto è umido. Il pan biscotto che masticavo di furia, frollo e fangoso. Non importa. Si potrebbe vivere anche così, postulata una grotta piena di pan biscotto. Siamo vivi. Alla mattina c'era il sole, l'altipiano si era già asciugato. La Simonetta si pettinava davanti a un pezzettino di specchio che aveva. Io la guardavo e lei mi faceva le facce. La tendina celeste appariva aggraziata, serena. È roba della pace, pensavo. Adesso c'è la pace. Tutto era asciutto, tranne un senso di umido nel sedere. Ci mettemmo coi sederi al sole, a pancia in giù sulle lastre di roccia. Io rimettevo le palle nel caricatore. Le avevo tirate fuori con la scusa di contarle. Erano belle, dorate. Ce n'era 21. Come i tuoi anni, dissi alla Simonetta. Che le spariamo? Disse lei. E io dissi, dai. Ci voltammo lunghi distesi e io misi il parabello in piedi tra noi due. Lei si afferrò alla canna, io posai le mani sopra le sue e tenendo forte guidai il suo dito sul grilletto e sparammo in aria questo mezzo caricatore. Si sentivano le palle andar via nel cielo che era un piacere. Vincevo ridendo i rinculi. Alla fine dissi alla Simonetta, sai, i pezzi della nostra vita non servono a nulla. Quello che è stato, resta un sentimento vago, come provo io in queste parti qui. Che genere di sentimento, disse lei. Mi sento come a casa, dissi, ma più esaltato. Sarà perché facevate gli atti di valore qui, disse la Simonetta. Ma che, dissi, facevamo le fughe. Scommetto che avete fatto gli atti di valore. Ma che atti di valore, dissi, non vedi che ho perfino abbandonato il parabello? Già, disse lei, perché l'hai lasciato qui? Cosa vuoi sapere? Dissi. Li lasciavamo da tutte le parti. Perché? Disse la Simonetta. San Piero fa dire il vero, disse. Non eravamo mica buoni a fare la guerra. Metà di lei era Florence Nightingale, l'altra metà Mata Hari. Aveva il gusto della mistificazione, del trucco non strettamente indispensabile, del travestimento come fatto stilistico. Ci procurava le carte false, le armi, ma non da fuoco. Aveva una fede cieca nelle armi di bronzo, specie una pesante che chiamava lo scazzapugni. Probabilmente un pezzo autentico dell'età del bronzo. L'aveva data a me, ma in seguito la perdetti. Ci procurava tutte queste cose, ci raccoglieva, ci preparava. Ma quando fummo pronti e equipaggiati, avrebbe voluto anche travestirci, possibilmente da donna. Qualunque scusa era buona per tentare di vestirci da donna, ma data la nostra riluttanza, era costretta a limitarsi lei stessa ad alcuni piccoli travestimenti. Il suo istinto sarebbe stato di travestirsi da carabiniere scelto da guardia di finanza o da ufficiale austriaco dell'altra guerra, ma poi si accontentava di modelli più banali, la mendicante col bastone, la vecchietta contadina col fazzoletto colorato in testa e il cesto delle violette, la cartomante. Stranamente, più si travestiva e più la riconoscevano. Si avvicinava alla gente con una gerla sulle spalle e il viso tutto imbrattato di fuliggine e la gente diceva «Carissima, che piacere, ti trovo tanto bene!»
nell'imminenza di partire per la montagna, tanto per farla contenta, provammo a vestire bene da donna, coi tacchi alti e la vedetta. Pareva una puttana. E questo andava bene. Ma è incredibile quanto grande pare un uomo vestito da donna, figurarsi bene che era già grande per conto suo. Pareva una puttana immensa, una ciclopica vacca, molto bella per la verità. Sarebbe stato immediatamente arrestato per oltraggio al pudore, alle dimensioni stesse del pudore. E così lo svestimmo. E mi ricordo che anche in canottiere e mutande di tela pareva ancora molto, molto grande. Anch'io, tanto per provare, mi ero messo il rossetto e un abito da donna nero e corto, attillato, i tacchi alti e due patate sul petto. Poi mi misero gli orecchini e un cappellino con la veletta e andai davanti allo specchio a guardarmi. Il riso mi morì sulle labbra. Ero bellissima. Mi svestii in gran fretta. I piccoli maestri, questo capolavoro della letteratura del Novecento, finisce il 25 aprile. Una festa che noi oggi facciamo fatica anche solo ad immaginare, di intensità straordinaria, una rinascita. La ritrovata fiducia nel futuro e anche nelle possibilità di un popolo, che però Meneghello aveva già visto all'inizio del suo racconto, all'inizio di questo libro, in quell'8 settembre del 1943. Erano da vedere le strade dell'Italia centrale in quei giorni. C'erano due file praticamente continue di gente, di qua andavano in su, di là in giù. Tutti abbastanza giovani, dai 20 ai 35, molti in divisa fuori ordinanza, molti in borghese con capi spaiati, bluse da donna, sandali, scarpe da calcio. Abbondavano i vestiti da prete. E non erano pochi i veicoli, calessi con un asinello tirati a mano, carriole, carrettini del latte, moltissime biciclette per lo più imperfette, senza copertoni, senza catena, alcune senza manubrio. Un nostro sergente che era partito da Tarquinia con un'autoblinda, passando poi per un paese dell'Alto Lazio, vide una bicicletta legata ad un'inferriata davanti ad un'osteria con un cappello da contadino posato sulla sella. E fece il cambio, legando l'autoblinda al suo posto e mettendoci sopra il cappello per segnale. In Umbria smontò un momento e ci raccontò questa storia asciugandosi il sudore. Le due colonne si salutavano allegramente, da una parte in veneto, in piemontese, in bergamasco, dall'altra nei dialetti di segno contrario. Pareva che tutta la gioventù italiana di sesso maschile si fosse messa in strada, una specie di grande pellegrinaggio di giovanotti, quasi in maschera, come quelli che vanno a fare la visita di leva. Guarda, pensavo, l'Europa si sbraccia a fare la guerra e il nostro popolo organizza una festa così. Indubbiamente è un popolo pieno di risorse. Mi restavano questo libretto e questo parabello, spore disseccate. Il libretto non mi faceva né caldo né freddo, e infatti a suo tempo lo persi di nuovo perché io le cose le perdo. Ma il parabello, pensavo, ora che l'ho ritrovato me lo voglio tenere da conto. Ne avevo altri a casa, negli armadi c'erano più armi che vestiti, ma questo non era un parabello qualsiasi, era il mio parabello. Avevo una gran paura prima di ritrovarlo, che vedendolo mi venisse una crisi di emozione e di vergogna. Dopotutto lo avevo abbandonato nel bel mezzo della guerra. Invece non mi venne la crisi, anzi, sentivo bensì un po' di vergogna in termini generali, perché quella si sente sempre, e in particolare alla fine di una guerra in cui non si è nemmeno morti. Ma sentivo anche le prime avvisaglie di un'ombra oscura di sollievo. Ora è finita, mi dicevo. In fondo non è colpa nostra se siamo ancora vivi. Pesca. Oh ragazza dalle guance d'aurora. Io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri il fuoco la truppa tedesca, la città domina, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi.
laghi di pino, sospiro strisci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza era la nostra compagna, a saltar capostaldi nemici, conquistandosi armi in battaglia, scarsi e laceri e pure felici. Avevamo vent'anni oltre il monte, oltre il ponte che in mano mia, vedevo andare da riva alla riva, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Color dell'aurora.